Eccomi qua ragazzi in questo nuovo DLS News numero 9. Prima di iniziare questo video vi ricordo che domenica 4 novembre saremo presenti al Padova Comics dalle 9 alle 20. Quindi se volete venire a trovarci saremo felici di accogliervi, vi faremo provare i computer di marca DVD con vari giochi come ad esempio Code, Battlefield, Farming, Euro Truck e molti altri, vedremo cosa mettere. Dopodiché ci sarà una cosa molto molto speciale per tutti quanti voi, quindi mi raccomando venite a trovarci e soprattutto portate anche magari i fogli per fare gli autografi, foto, eccetera, eccetera. Non a me perché io vengo fuori male nelle foto, cioè io sono pessimo proprio, sono poco fotogenico nelle foto, infatti vengo fuori sempre male, quindi non fatemi foto, grazie. Sarei molto felice. Tornando a noi, allora, sono uscite delle novità molto molto interessanti la settimana scorsa e anche questa settimana qua, quindi ho voluto aspettare sempre un pochettino per poter fare un bel video fatto bene in cui vi faccio vedere cosa c'è di bello, cosa magari è stato azzeccato, cosa no, novità che mi hanno sorpreso e molto altro, insomma, poi avere come sempre una risposta anche da voi, cerco sempre il modo di farvi, di coinvolgervi, ecco. Partiamo subitissimo con un video, tanto per farvi vedere un attimino le novità, allora. Qua c'è gli animali, partiamo con il nostro cavallo, la nostra mostrina a cavallo che trotterella in giro. Qui vediamo che sta andando a trovare le mucche. Queste sono le mie mucche. Qui c'è il caro miscelatore che sta preparando la reazione mista, ok. Vabbè, questo qua spiega praticamente come si badano gli animali. Ecco, vedete, questo qua c'è il John Deere 6M con delle forche. Ok, qua ci sono le mucche. Questo qua invece è la zona in cui viene prodotto il latte e come potete vedere si creano questi contenitori in acciaio inox. Adesso qua cosa succede? Arriva il man, presente anche sul vecchio farming, con questa botte, con questa cisterna che serve per raccogliere il latte. E adesso va dai maiali e qui c'è Wilson Trailer con il carrettino pieno di maiali, vedete? E va a portarli alla stalla, adesso qua arriva trotterellando col cavallo, qua ci sono tutti quanti gli animali. Qui abbiamo il cibo per i suini, qua abbiamo il Valtra A, mi sembra che sì, Valtra A, altra novità. Qui abbiamo il mini Bobcat, che chiamo così ma in verità New Holland L218, con questo attrezzo qui che serve per disfare la paglia e fare l'alettiere agli animali. Da notare anche magari, adesso qua il core, tutto quanto, stavo a vedere anche le pecorelle, carine vero? Sì, molto carine. Vedete qua ci sono tutti quanti, vabbè, i bancali di lana. Adesso qua vado a vedere le galline, che da quello che vedo non c'è, diciamo, un sistema magari per quanto riguarda il dare da mangiare, tipo non so, portare un po' di mais o roba così, anche perché va bene, essendo poche galline non è che bisogna proprio portare una quantità esagerata, però magari tipo fare delle mangiatoie in cui tu butti aria qua, ti va a dare da mangiare alle gallinelle, aria qua, mangime, penso mais, credo. Sotto le galline ovaiole va dato nucleo e mais che praticamente serve per diciamo rendere il guscio diciamo, più resistente, ecco. E qua ci sono delle scatolette in cui all'interno vengono depositate le uova. Non so se si. Beh, penso siano tipo confezioni magari, non so, da 6 uova, però sinceramente vedere le uova, cioè scatolette messe là così a terra fa un po' strano, ecco. Adesso qua noi siamo con il nostro cavallo, andiamo a vedere i nostri cavallini adorati. Ecco qua, sempre col Valtra, che ha queste forche dietro qua per portare le balle di fieno. Riempite tutto quanto. Adesso qua vedete che va via con questo pick up e con un carrello per portare gli animali. Adesso ritorno a casa, qui c'è l'altro personaggio e si incontrano. E qui c'è il nostro adorato cagnolino che ci aspetta. Da quello che è stato detto è un animale figurativo, quindi non avrà niente di. Non c'entra niente col gioco, è solamente una cosa bella da portarsi in giro. Cosa che a me piace moltissimo perché ho avuto anche un cane, quindi è una cosa che mi piace un sacco questa. Sì, intanto c'è conclusione, vedete che c'è il John Deere 6R, questo qui è l'R perché ha la cabina diversa rispetto all'M. Qui c'è il nostro cavallino ed ecco qua, finito. Come sempre disponibile il 20 novembre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac. E questo è finito, questo praticamente era una specie di piccolo video in cui facevano vedere come si alimentano i vari animali. E ho scoperto che le galline vengono alimentate con il mais, da quello che mi ricordo. Cioè,
Io a casa ho galline, quindi vengono alimentate col mais, quindi lì c'è una mangiatoia, quindi perfetto, bene, almeno qualcosina in più per quanto riguarda l'alimentazione di altri animali tipo le galline. Le pecorelle non so, perché spererei che magari facessero tipo, che producessero anche l'età, visto che sono sempre degli animali, ma vedremo. Questo invece riguarda il Manitou, che è un mezzo presente nei vecchi farming, su farming di 15 mi pare che ci sia, dal 15 in poi, se non ricordo male. Qui c'è la mappa di cui non mi ricordo mai il nome. Qui c'è praticamente deve essere il negozio in cui tu acquisti le semenze, acquisti vari concimi, solido e liquido, e qua vedo qualcosa che forse mi indica che può darsi che si potrà vendere magari quello che compri in più. Tipo non so, prendo, come avete visto anche nella mia puntata della serie, Mario ha preso dei bancali di pioppi in più e magari forse qui posso portarli indietro, forse. Non ho idea, ma spero di sì, perché sarebbe una cosa molto interessante. Poi è andato al muletto, che butta su questo rimorchio qua di cui non mi ricordo il nome. Ma possiamo notare che il nostro personaggio ha un berretto e ha pure gli occhiali da sole, quindi bello, ottimo, mi piace così. Arriva il mini scavatore qua, come cavolo si chiama, mini salvatore telescopico, non so come cacchio chiamarlo, con questo carrettino per prendere le balle. Si apre. Vediamo l'altro minuscolo che sta arrivando qui a casa e qui a fianco possiamo vedere una Waderstad cioè da sodo trainata con un andrex di lavoro di penso un 3 metri a occhio. Secondo andato sta cavando via, sta tirando giù i bancali. Ecco qua. Pian pianino sta portando via tutto quanto. Qua ci sono balle fasciate, balle di paglia, balle di erba. Questa qua praticamente viene fuori da delle cicune dove c'è il fasciatore per le balle rettangolari. Adesso qua lì va a depositare le balle sul carro miscelatore dove c'è collegato il Fendt 500C. Va in retromarcia e qua potete anche vedere tutta quanta la parte di movimentazione dell'omino. Nel senso l'omino si mette qui a toccare ogni singolo comando, vedete poi mette anche la retromarcia. Accelera, utilizza il braccio, tutte queste robe qua. Insomma, vedete che è una cosa molto molto, diciamo, dettagliata rispetto ai vecchi farming. Questa cosa qua mi piace tantissimo. E una cosa che noto è che l'omino per buttare dentro la roba non è che le tira, cioè non lo prende dall'alto qua, ma deve buttarlo all'interno e fare in modo che sparisca. Qua vediamo un altro Manitou che sta impilando le balle. Possiamo notare anche qui tutta quanta la parte movimentazione dell'omino che utilizza i comandi, vedete? Muove qui un attimino, accelera e frena, tutto quanto, vedete, tutto ben animato. Vedete anche qua tutti quanti i pedali che muove. Vedete qua così. Più tutte quante le balle. È a posto, vedete. Adesso qua lui continua, va avanti, fa vedere un pochettino qua come lavora. Qua invece c'è la parte della calce, mi sembra che sia questa. Carica tutto quanto e dopo lui porta via. Carica, ecco, vedete qua c'è il caricamento delle semenze e a posto, questa parte qua è finita. Il marchio Manitou è stato, diciamo, ampliato e hanno fatto un video dedicato a quello, a vedere cosa c'è di bello. Altra cosa che ho notato dalle foto che sono uscite, perché ogni volta vengono fuori delle foto per quanto riguarda il sito ufficiale di Farming Simulator, cioè scusate, la pagina Facebook di Farming Simulator, vengono fuori delle foto dei fact sheet. Uno di questi ho notato questa roba qua, vedete qua c'è il Brandtner Power Push, quindi mi ha fatto notare che è presente su Farming sotto forma di carrettino monoasse, come ad esempio anche sul 15, quindi il marchio è già presente. E qui però io vedo una Krone 1180, no, è impossibile che ci sia già. Qui leggo 1180, quindi c'è. È presente la Krone 1180 su. Wow, che figata, non ci credo, no, è impossibile, cioè. Io pensavo fosse una 700. 1180 proprio. Figo, mi piace sta roba, bellissimo. Sì, ma il problema è che è ancora prototipo, quindi che cavolo fanno a metterla sul gioco se non è ancora ufficialmente in giro? Cioè, non. Cioè, passiamo al sito ufficiale in cui potete preordinare il gioco, sapere che requisiti minimi vi servono per far girare farming, potete fare una chat in live con la Giants per farvi dare una mano, giusto per evitare di mai scrivere mail e aspettare che rispondano perché ci vuole un po' di giorni. Soprattutto per vedere le ultime novità in fatto di media attrezzi che non sono stati fatti vedere tramite video o tramite foto.
Partiamo dai veicoli, vabbè, c'è l'Armtrak qua che è un mezzo, non mi ricordo cosa cavolo era, non mi ricordo. Case, qua c'è una novità che noi abbiamo azzeccato nella scorsa settimana, cioè abbiamo intuito che c'era, cioè cos'era, 2 settimane fa, sì. Io, Casi e altri ci siamo messi qua a parlare di questo mezzo fantomatico Case, che non sapevamo cosa cavolo era. Alla fine poi, ragionando sul fatto dello scarico delle portiere rosse di parafanghi strani, siamo arrivati alla conclusione che era un Case Magnum. E infatti eccolo qui. Uno qua da me lo ha, è un terzista e fa veramente un bel rumore, un bel rombo cattivo, quindi bello, mi piace un sacco. Soprattutto anche per il fatto che finalmente su Farming 19 hanno messo i sound originali, si spera. Da quello che ho sentito, John Deere ha il sound originale, quindi bene. Altra cosa molto molto importante che bisognava mettere assolutamente, quindi sentiremo il rombo cattivo del Cummins. Poi hanno aggiunto il vecchio Case Puma che avete visto nel video in cui stavano fertilizzando il terreno con la calce. Qui mancherebbe il T8 Case Magnum, scusate, 340, 380, eccetera, eccetera. Fender hanno aggiunto il 500C, small tractor da 115-150 cavalli. Qui, da quello che ho letto in giro, mancherebbe il 1050, da quello che hanno detto. Penso che ovviamente lo metteranno. Una cosa che mi ha sorpreso è il fatto che abbiano messo questo Fiat 1300. Giustamente la gente però ha detto che non è come quello reale. Potete vedere alcune cose che non sono proprio tanto belle, tipo questo filtro qua che avete visto qui davanti, e i parafanghi invece di essere arancioni sono bianchi. Da quello che ho letto, Edo Todd ha detto che hanno prodotto un sacco di modelli, quindi questo dovrebbe esistere in realtà, in teoria. E poi un altro errore è che ha 150 cavalli invece ne ha 130, perché questo qua è il modello 1300 che ne deve avere 130 cavalli. Però magari quasi che abbiano sbagliato loro, perché ad esempio le C-Big Bad avevano messo sbagliato, hanno messo che c'era il Big Bad 747 aveva 900 cavalli, in verità c'è una versione unica che aveva 1110 cavalli, no, 1100 cavalli, quindi forse qua hanno sbagliato, ma ricorreggeranno. E però il modello è così, quindi vuol dire che hanno trovato foto in giro in cui c'era foto e materiali in giro in cui c'era questo modello qua, e pazienza, perché poi i modelli li guardano anche in realtà, non è che prendono a caso. Possono anche sbagliare purtroppo, ma questo qua mi sa che esiste in qualche parte, ma non l'avevo mai visto perché, boh, da noi è diverso, ma comunque vabbè, pazienza, abbiamo un Fiat, quindi tutti quanti contenti. JCB hanno aggiunto il Fastrak 8330. Bene, ottimo. Peccato che non si possa fare vari, tipo, scegliere vari modelli, ma avete solo quelli là fissi. Peccato. John Deere qua c'è il 6M, 6R, l'8R, e qua non so cosa metteranno, forse magari un 5R o un 9RX, non si sa, dipende, non ho idea. Lì c'è il pick-up, che deve essere un Ford, anche questo qua, non mi ricordo che modello. E questo qua è praticamente quello che c'era nel video in cui portavate in giro il vostro cavallo. Manca il camion, quello solito, classico. Manito, avete visto che hanno aggiunto il, come si chiama, sto trapello qua, boh, misc, boh. Ah, anche questo qua è il sollevatore telescopico, ok, strazzante. Ma se fare cosa hanno aggiunto il loro telescopico, vedete? Peccato che abbiano messo i modelli vecchi, non quelli nuovi. Ma vabbè, si vede che sono troppo nuovi, non possono metterli. Nuovo hanno messo la palla gommata, i due skidster, e qui non so cosa manca, il telescopico. Ho fatto anche loro un telescopico, quindi bene, metteranno anche quello. Intanto abbiamo il T8, T9, T7, T6, mancherebbe magari un T4 giusto per completare il tutto. Valtra, hanno aggiunto il Valtra Serie A, quello che c'era nel sito e nel video, scusate. Camper hanno messo la 390 Plus da 12 file, da quello che mi ricordo. Sì, deve essere 12 file. Colonne qui manca la 1180 e forse metteranno anche, vabbè, la 700, cosa no, la 6580 c'era nel 17. New Holland qui hanno messo la TX32 del DLC classico e la nuova FR780 con tutte quante le attrezzature per quanto riguarda il cippato, foraggio, triticale, mais. E qui forse metteranno la CR1090, credo, forse un'altra più piccola, ma non ne ho idea, penso di sì. Pottinger qui non so cosa ci sia per... Ah, forse metteranno tipo delle specie di, un attimo, mi faccio capire, questo qui solamente che è trainato da mettere di fianco al trattore. Passiamo agli attrezzi. Allora c'è, vabbè, Agico, le zavorre. Agri ci hanno messo anche il coltivatore da 4 metri da mettere davanti alla seminatrice per rompere le zavorre di terreno. Agromas che hanno messo un coltivatore, un aratore e una seminatrice da 3 metri. Amazon hanno messo il coltivatore, la seminatrice da cereali da mettere davanti a un erbicero 80, che poi vediamo. Bokman, vedete, questo qui è il trasporto per animali, per i cavalli. Mettete il cavallo qua dentro e lo portate in giro con il vostro pick-up. Breda hanno messo la versione, cos'era, qual c'era prima? Vabbè, insomma, c'era messo la versione due asse, mi sembra che mancava, no, quella monoasse.
lo potete anche modificare per spargere la calce, che serve per il terreno per ridurre l'acidità, mi sembra, una roba del genere. Dubelsdorf ha messo una livella e un rullo per spianare il terreno. Fenn ha messo il Tigo, che in verità sarebbe di Lely, che è un marchio francese che è produttore di attrezzature per la finagione, che è poi è stato assorbito dalla Fendt. E adesso mettono il marchio Fendt con il modello Tigo della Lely. Qua ci sarà Mario modello a tre assi. Fliega hanno messo, come avete visto nel video, questo supporto qua per trasportare 2 balle alla volta. Poi qua c'è il carrettino per trasportare le balle, per i tronchi, e la pinza davanti, anteriore per i tronchi. Force Rit qua hanno messo i carri, quelli che avete visto nella foto dove c'era il 1003, carrettini penso russi o polacchi, che saranno presenti su, penso, all'inizio partita, mi sa. Crampi qui hanno messo un carro da camion che può essere attaccato con la rallo, come avete visto nella foto dove c'era il JCB 8330. Crone qui hanno messo il carro per il foraggio, poi magari forse metteranno anche una versione a due assi, non si sa mai. Alcuni che hanno aggiunto un po' di roba qui, hanno aggiunto un erpice da 4 metri che c'era già da prima, e qui poi hanno messo la fasciatrice laterale e un ranghinatore trainato. E vabbè, questo qua non c'era altro, vabbè c'è questo, sarebbe un voltafieno, ranghinatore. Vedete, ci sono due versioni, versione a giranti che funzionano a Gardano, oppure a giranti che vengono usati a strascico. Praticamente voi lo tirate avanti e lui automatico fa girare tutti quanti sti girelli qua, sti raggi che buttano la paglia al centro e boh. Qui ci sarà anche qualcos'altro che non so. Qui è rimasto solamente un Lely, che è questo volta andanatore, scusate, e cioè non c'è solamente questo qua, poretto. Ma sono da solo. Lemken qui hanno aggiunto un contenitore per il fertilizzante solido, mentre questo qui è un Lemken Azurit per la semina del mais o anche altre colture. C'era sotto forma di mod, mi pare, nel contest per Farming Simulator 17, se non ricordo male. Ed è un 6 metri, quindi avrei magari messo anche un erpice rotante qui. Forse metteranno il coltivatore, l'aratro e magari anche un erpice rotante da attaccare qua davanti, perché questo qua sarebbe anche da combinata e non sarebbe male come idea. Lizard qui hanno messo le botti per portare via il latte, 8000 litri e 72.000 litri. Poi ci sono dei carro qua per la canna da zucchero, carro per trasportare via le balle di cotone, per caricare l'insilato e altre robe, e anche per il cotone qua ancora. Micheletto qui hanno messo il loro rimorchio per trasportare gli animali. Qua in Holland hanno messo il portabara della Tix e della Trebbia. E hanno messo anche le fasciatrici posteriore e laterale da trainare. Potitzer qui hanno rimesso di nuovo le Novacut e anche il voltafieno e il ranghinatore a un girante solo. Novità che non sapevo è che hanno messo anche l'erpice rotante e il Rabe, quindi ottimo, un 3 metri che può essere collegato alla seminatrice della Amazon che avete visto qui. Questo qua vedete, potete metterla in combinata, quindi potete fare due cose in uno. Qui Samson ha messo semplicemente ancora il monoasse qua del spandiletame. Poi c'è un'altra roba che non mi ricordo. Shootmaker qui hanno completato per quanto riguarda i carri per rimorchi o anche per autocaricanti per il foraggio, fieno o erba, 2 o 3 assi. Tra l'altro qui hanno messo un carrettino, più magari forse metteranno un carro spandigliettame. Waterstad qui manca la semiatrice che avete visto nel video, che è quella da 3 metri a occhio. Vicon qui hanno messo solamente un voltafieno. Varz qua, che in verità sarebbe francese, servirebbe praticamente per fare il letto alle mucche o ai maiali e non ha altre funzioni, solamente per fare, cioè un carro, è un attrezzo lanciapaglia praticamente. Mi sono trario che hanno messo praticamente il carro per trasportare gli animali, quello che avete visto nel video. Qua ci sono le due mappe presenti su Farming Simulator 19, avremo la Felsbrunn, mappa tedesca, oppure la Rivenport, mappa americana. Qua c'è il monumento, qua c'è la statua di tutti quanti gli animali, varie strade, qui vedete un po' il paesaggio, il porto, vedete, non è male come mappa, anche se sinceramente preferisco mappe un pochettino più grandi con neanche montagne, poche montagne, qualche collinetta magari. Qui abbiamo la mappa americana dove praticamente ci sono, anche questa qua è un pochettino ondulata ma non ha montagne né niente, sì, ok, un po' di montagne qui ma comunque sono montagne di fine mappa, un po' ondulata, abbiamo le varie culture, qua c'è la soia a vedere, il molo,
quello che vedete l'altra volta, che è il molo di Santa Monica, che è in California, quindi bello. E niente, non c'è altro. Poi qui ci sono gli animali, che sono praticamente i polli, le galline, fanno le uova, poi puoi anche dargli da mangiare, da quello che ho visto. Mucche, cavalli, maiali e anche le pecorelle. Frutti qua per ora non c'è niente, metteranno qualcosa più avanti. Comunque boh, allora, il video è finito, spero vi sia interessato, spero in vostri commenti magari per dirmi secondo voi com'è, secondo voi cosa ci sarà più avanti, secondo voi cosa ci sarà in quel determinato marchio qua e là. E quindi sono contento se magari commenterete questo video. Infatti se magari mi sono un po' paperato nel parlare, ma è difficile far video quando sai che ci sono di là persone che possono ascoltare quello che dici e fanno casino, e quindi devi cercare di evitare che si senta nel video, e poi imprechi e perdi tempo e qua e là e non riusciamo a fare un cavolo di decente. Quindi spero che il mio sforzo sia stato apprezzato e ci vediamo al prossimo video, in cui vedremo che altro c'è di bello. Come sempre vi ricordo che saremo il 4 novembre a Padova, e anche lì parleremo di Farming Simulator 19, così potete sapere la mia su questa cosa qua, magari di persona, senza magari ascoltare i miei video che poi magari vi fanno prendere sonno. Ditemi anche se funziona come metodo, o se no pazienza, comunque sono contento lo stesso se funziona. Quindi alla prossima e fate i bravi, mi raccomando, ci vediamo a Padova il 4 novembre. Ciao ciao.